in mezzo ad un bosco rigoglioso, sorgeva una deliziosa e accogliente casetta, dove viveva mamma capra con i suoi 7 piccoli capretti, nella più completa armonia e tranquillità. Hai fatto male? No, ora mi sento bene. È proprio viziato, fa sempre capricci. Già, è un moccioso, non fa altro che piagnucolare. Sei un moccioso! Sfortunatamente, nei dintorni c'era un lupo cattivo e affamato che non vedeva l'ora di divorare quei deliziosi capretti. Che languorino! Devono essere teneri e saporiti. Se potessi assaggiarli, lo stomaco smetterebbe di lamentarsi. All'opera. Oh. C'è forse qualcosa che non va, mamma? Oh, no, niente, su, entrate. Credo che la torta sia pronta. Accipicchia mi ha fiutato. Bambini, mangiate senza litigare, ce n'è per tutti. Ah, ecco qua. Dormono come angioletti. Ah, quella capra rovina i miei piani. Devo allontanarla dai cuccioli per un po' di tempo. Così, quella notte, mentre tutti dormivano, l'astuto lupo decise di fare sparire le loro provviste dalla dispensa. Oh no! Il giorno seguente, mamma capra si accorse che le scorte di cibo erano misteriosamente scomparse. Non c'è più niente, che cosa faccio? Dal momento che non era rimasto più nulla, mamma capra decise di recarsi nel bosco per cercare qualcosa da mangiare. Mi raccomando, state attenti durante la mia assenza. Lascia fare a me, non ti preoccupare. Sta tranquilla, penseremo a noi e ai fratellini. Li aiuterò anch'io, mamma. Non dimenticarti di portarci un regalino, mamma. Sì, ma ascoltatemi bene, figlioli. State attenti al lupo mentre sono via. Potrebbe arrivare all'improvviso. Oh, hai detto il lupo? Sì, piccolo. Se riuscisse ad entrare in casa, non avrebbe alcuna pietà di voi e vi mangerebbe in un boccone. Mi raccomando, non aprite a nessuno. Stai tranquilla, mamma. Noi non abbiamo nessuna paura del lupo. Non hai nulla di cui preoccuparti, mamma. Oh, è bello sentirvelo dire, ma il lupo è molto astuto e potrebbe riuscire ad entrare comunque. Dovete fare attenzione. Sicuramente cercherà di mascherarsi per evitare di farsi riconoscere. Ma ha la voce grossa e le zampe nere, benché continui a lavarsele. Sono sicura che riuscirete a riconoscerlo. Ricordate soltanto, non aprite la porta a nessuno. Avete capito? Saremo attenti, mamma. Bene, allora posso andare tranquilla. Torna presto, mamma. Mammina, portaci qualcosa di buono. Certo, tesoro. Il piano del lupo per costringere mamma capra ad andare alla ricerca del cibo, lasciando da soli i suoi piccoli, purtroppo aveva funzionato. Missione compiuta! Fra pochissimo quei teneri e gustosi capretti saranno tutti miei! Pancia mia, fatti capanna, finalmente oggi si mangia! Dopo la partenza della madre, i 7 capretti rimasero sempre in casa a giocare. Adesso coloro questo. Vediamo che cosa stai disegnando.
Oh, ma sei davvero bravo! Dici sul serio? Lo mostrerò alla mamma appena sarà tornata a casa. Chissà se le piacerà. Sono io, la mamma, la vostra mammina è tornata con tanti bei regalini per i suoi adorati cuccioletti. Deve essere il lupo. Per favore, aprite la porta. Che meraviglia, mi aspetta un succulento pranzetto. Non vi apriremo mai. Ma che dite, figliuoli? Non hai la voce della mamma, non sei la nostra mamma, tu sei il lupo cattivo. Accipicchia, per un pelo non mi perforano i timpani. Cosa dicono quegli acci, picchiolina? Quegli arrostini sono piuttosto svegli. Vi mangerò comunque, aspettate e vedrete. Oh. Allora, se n'è andato. Ma stai ancora tremando, vergogna, sei un fifone. Non è vero. È vero, tu hai paura del lupo. Questa volta il miele ha un profumo delizioso. Il lupo cattivo, che era stato riconosciuto per via del suo vocione sgarbato, cercò di renderlo più aggraziato ingoiando una gran quantità di miele. Piccoli miei, aprite! Sono la vostra bambina, evviva! Sono mamma capra. Hai perso, salti il turno. Adesso tocca a me. Vi prego, aprite, tesorucci, sono tornata, sono la mamma. Ah, questa è la voce della mamma, è proprio lei. Mamma mia, sei tornata, è via. Di quello che ha detto la mamma prima di uscire questa mattina. Vi prego, aprite la porta, tesorucci, sono stanca morta e ho le mani cariche di regali. Prima di aprirti, però, vogliamo vedere le tue mani, mamma. Dici sempre che non bisogna entrare in casa con le mani sporche. Oh, come vuoi tu, tesorino. Ormai li ho convinti, è stato più facile di quanto pensassi. E allora, siete soddisfatti adesso? Per favore, fatemi entrare, sono tanto stanco. Ma come mai non rispondono? Cosa succede, cari? Di mocciosi impertinenti, come osate? Oh, ma ve ne pentirete, parola di lupo! Perché la mia mamma è un lupo? Siamo stati bravissimi, l'abbiamo fatto scappare! Il lupo credeva che fossimo stati ingenui, invece! Spero tanto che la mamma torni presto, mi manca tantissimo! Oh, molto bene, con questi lamponi farò una torta deliziosa per i miei piccoli. Tanto prima o poi riuscirò a mangiarli, non hanno scampo. È solo questione di tempo. Ehi, signor fornaio. Eccomi. Che cosa desidera, prego? Avrei bisogno.
bisogno di un bel pezzo di pasta di pane esattamente come questo. Non mi occorre nient'altro, grazie tante. Posso? Certo. Signor Mugnaio, mi scusi, posso chiederle un favore? Oh, sì, certamente. Cosa desidera, signor Lupo? Nulla di complicato, soltanto un favoruccio da niente. Potrebbe essere così gentile da versarmi un po' di farina sulle mani, grazie. Come dice, no, non posso. Mi spiace, la farina non va sprecata in questo modo. È un bene prezioso. Vuol dire che si rifiuta di dare una mano a un povero lupo come me? No, non posso. Allora, piuttosto che sprecare della farina, preferisce essere divorato. Oh, mi arrendo. Certo, gli uomini sono proprio dei fifoni. Si spaventano per un non nulla. Il tempo passava e i sette capretti aspettavano con desiderio sempre maggiore il ritorno della loro mamma. Uffa, come mi annoio chiuso in casa. Ma come mai la mamma fa così tardi? Spero tanto che il lupo torni presto a farci visita. Così potremo prenderla ancora in giro. Io invece ho tanta fame. Sono la mamma, apritemi tesorucci. Vi prego, cari, aprite la porta. Vi ho portato tanti buoni lamponi dal bosco. Sarà davvero lei? Che ne dite? Di sicuro quella non è la voce del lupo cattivo. Insomma, che facciamo allora? Ehi, guardatela! Per favore, fatemi entrare, coraggio. Guardate come sono bianche le mie mani. È nostra mamma, evviva! Sì, è proprio lei questa volta. Evviva, finalmente la mamma è tornata. Su, tesorucci. Aprite la porta, mi siete mancati tanto, piccoli cari! Bentornata, mamma! Evviva! Opla! Buongiorno! Finalmente vi siete decisi ad aprire la porta. Perfetto, bene. Oh, il lupo cattivo! Oh, aiuto! Vediamo dove vi siete nascosti, deliziosi capretti. Vediamo un po'. Oh, bene, ne ho trovato uno. Oh, guarda, ho trovato anche il terzo. E tu sei il quarto, caro il mio piccolo. Sei il quinto, lo sai. E ovviamente tu sei il sesto. E fu così che il lupo cattivo mangiò la bellezza di sei capretti, uno dopo l'altro. Ma ne mancava ancora uno. Se non sbaglio ne ho mangiati sei, però mi sembrava che fossero sette. Per saperlo meglio non mi resta altro che contare il numero dei lettini. Vediamo un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e... Oh, aiuto, mamma! Ma sono già le tre! Come passa il tempo? Bene, dopo pranzo non c'è niente di meglio di una bella dormitina in riva al fiume. Oggi è stata una giornata molto proficua. Oh, mammina! Adesso posso tornare a casa. Chissà che faccia faranno quando scopriranno tutto quello che ho trovato. Dopo aver raccolto tante cose buone, mamma capra era ansiosa di tornare a casa per rivedere i suoi piccoli. E invece...
La casa era stata messa completamente a soqquadro e dei suoi adorati figlioli non c'era la benché minima traccia. Dove siete finiti? Rispondetemi, per favore! Sono la vostra mamma! Dove vi siete nascosti? Perché non uscite? Piccoli miei! Oh, mamma, sei tornata! Oh, finalmente! Oh, cucciolo mio! E fu così che mamma capra venne a sapere dal più piccolo dei suoi capretti, l'unico sopravvissuto, che i suoi fratelli erano stati mangiati dal lupo cattivo. I miei poveri cuccioli. Se soltanto fossi tornata a casa prima, forse tutto questo non sarebbe successo, è colpa mia. No, non piangere, mammina, per favore. Non riesco a trattenermi, tesoro. Scusami. Fermo, aspetta, dove stai andando? Lasciami andare, devo punire il lupo cattivo. So dove è andato, voleva fare una dormita in riva al fiume. No, è pericoloso. Io non ho affatto paura di quella bestiaccia. Oh, cucciolo. Nel frattempo, il lupo stava schiacciando un pisolino sull'erba in riva al fiume. Mamma capra e il suo piccolo lo trovarono immerso in un sonno beato e con la pancia gonfia come una mongolfiera. I miei poveri cuccioli sono stati divorati dal lupo cattivo e adesso si trovano dentro l'enorme pancia di quella bestiaccia. Guarda, mamma, la pancia del lupo si sta muovendo. Oh! Che cosa? Forse i tuoi fratellini sono ancora vivi, ecco perché la pancia del lupo si agita così. Oh, come sarebbe bello! Tesoro, corri immediatamente a casa a prendere il mio cestino da cucito. È sul tavolo. Subito! Speriamo che i miei cuccioli adorati siano ancora tutti vivi. Che mangiata! Che bella dormita! Ma com'erano buoni! Oh. Su, incominciamo! Sì! Mamma capra prese le forbici dal cestino che le aveva portato il capretto più piccolo e si mise ad aprire l'enorme pancia del lupo cattivo. Ed ecco che... Siete ancora vivi? Avanti, adesso pensiamo a tirare fuori dalla pancia anche gli altri. Man mano che mamma capra apriva la pancia del lupo, i sei capretti saltavano fuori uno dopo l'altro, sani e salvi. Il lupo era stato talmente goloso che li aveva inghiottiti senza masticarli. E in quel modo i sei capretti riuscirono a salvarsi. Oh, cari! Su, sbrighiamoci adesso prima che il lupo cattivo si svegli. Che dormita, ci voleva proprio un bel pisolino dopo una mangiata simile. Accipicchia, che fatica. Mi sento un po' troppo pesante. Sento anche uno strano rumore nella pancia. Ho mangiato soltanto sei capretti, ma è come se avessi un macigno nello stomaco. Sono pieno come una botte. Il lupo non riusciva quasi a camminare. Infatti, mentre dormiva, mamma capra e i suoi piccoli gli avevano riempito la pancia di pietre senza che se ne accorgesse. E la cucitura era stata fatta talmente bene che il lupo nemmeno la notò. Mamma capra era molto soddisfatta di aver salvato i suoi sette capretti dalle fauci del lupo cattivo. Con tutti quei capretti mi è venuta una gran sete. Non appena il lupo si avvicinò al fiume per bere, per il peso delle pietre nella pancia, cadde in acqua e annegò. Come ricompensa per aver salvato i suoi fratelli, il capretto più piccolo si guadagnò una fetta gigantesca di torta di lamponi. Coraggio, mangiate la torta, avanti! Grazie, mamma! E
E così i sette capretti, tratti in salvo dalla pancia del lupo, vissero a lungo felici e contenti nella casetta in mezzo al bosco, insieme alla loro mamma.